Degenerano le proteste in memoria dei due afroamericani disarmati uccisi dalla polizia negli Stati Uniti. Domenica notte gruppi di manifestanti si sono scontrati con la polizia a Berkeley, mentre a Oakland, nelle immagini, i dimostranti hanno occupato un'autostrada. A Berkeley un gruppo a volto coperto è entrato in azione a margine del corteo principale che si stava svolgendo senza problemi. Gli agenti hanno risposto con i lacrimogeni. Proteste anche a Seattle il giorno dopo degli scontri di sabato al corteo cui hanno partecipato circa 1000 manifestanti. Continuano da mercoledì scorso le manifestazioni anche a New York, ovvero dalla decisione del grand jury di non incriminare il poliziotto all'origine della morte di Eric Garner a Staten Island. L'uomo è deceduto in seguito alla stretta alla gola praticata dall'agente.